Contributi economici per l'acquisto di biciclette elettriche, ciclopasseggiate nel centro storico e visite guidate alle stazioni dell'arte della metropolitana sono solo alcune delle iniziative della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile presentate questa mattina dal Comune con l'Agenzia Napoletana Energia e Ambiente. Da domani e fino al 22 settembre saranno allestiti stand espositivi, infopoint e organizzati percorsi turistici su due ruote per scoprire le principali piazze e monumenti della città rispettando l'ambiente. E poi lanciamo una campagna molto importante, sostanziale, un contributo per l'acquisto della bici a pedalata assistita di 200 euro da parte del Comune, a cui c'è uno sconto anche da parte dei fornitori di un altro 10%, e questo noi speriamo che consenta, avvicini il cittadino anche all'utilizzo della bici come mezzo alternativa per muoversi nella nostra città. A cura di ANM Legambiente sono previste inoltre visite alle stazioni dell'arte, a cui è possibile partecipare con il titolo di viaggio e prenotandosi attraverso infoarte@anm.it. In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile sono stati presentati anche i nuovi autobus veicoli Euro 5 alimentati a gasolio che presto serviranno le strade del centro storico. Oggi sono consegnati, diciamo, in maniera veramente simbolica al Comune. Questi nuovi autobus, che sono autobus di ultima generazione, hanno anche dimensioni ben adeguate per circolare nel centro storico, in maniera tale da poter far sì, da poter sopperire in questo momento a delle carenze di trasporto nella zona centrale della città. Tutto questo poi rientra chiaramente nell'ambito della politica di mobilità, no? Diciamo di questa amministrazione. La politica della mobilità, che ha come punto cardine la metropolitana, sia con le sue stazioni che con le linee. Quest'anno apriremo le stazioni di Piazza Municipio e poi prossimamente Piazza San Pasquale. Insomma, grandi sono gli sforzi. Unito a questa, chiaramente alla metropolitana, ci sono anche tutte le altre iniziative che riguardano il miglioramento, diciamo, del trasporto di superficie e anche il sostegno a questo punto della mobilità ciclo pedonale.